Lo si sapeva già, ma ieri se ne è avuta la dimostrazione. Il Napoli è bello di notte. L'atmosfera delle luci del San Paolo ed il calore del pubblico, sempre generosissimo, trasformano gli azzurri che quando arriva la luna possono affrontare chiunque a testa alta. L'Inter capolista cade al San Paolo con lo stesso risultato dell'anno scorso e con lo stesso marcatore, Zalaieta. Una vera e propria prova d'orgoglio quella del Napoli, che ha regalato a Donadoni la prima vittoria, che vittoria sulla panchina azzurra. Il tecnico partenopeo stravolge anche e soprattutto per colpa di squalifiche e infortuni la formazione. In campo ci sono Navarro, riproposto da titolare, Aronica, ma soprattutto Montervino e Amodio, gli uomini della C. Il primo tempo del Napoli è tutto corsa e grinta, con Lavezzi che sciupa un po' troppo e con Hamsik che lo segue. L'Inter però non è da meno e con Samuel ad inizio partita e poi con Balotelli impensierisce Navarro, che comunque se la cava. Il Napoli difende bene con Santa Croce, che ricorda di essere una delle giovani promesse italiane, e con Balotelli dà vita ad un duello d'altri tempi, che costringe lo special one Mourinho a dirottare il giovane talento nerazzurro sulla fascia opposta. La vecchia guardia non è da meno, in mezzo a campo duella alla pari con avversari di ranghi ben più superiori. Il primo tempo finisce così, con Napoli che si difende bene e con l'Inter che non impensierisce più di tanto. Nella ripresa Donadoni effettua la sostituzione vincente, fuori uno spento Denis, l'argentino in attacco dà veramente poco e dentro Zalaieta. Il peso e l'esperienza dell'uruguaggio si fanno subito sentire, neanche 10 minuti infatti che il panterone buca la porta di Giulio Cesar con uno splendido destro a fil di palo. È l'1-0 che fa esplodere i 60.000 del San Paolo. La partita in pratica finisce qui, con l'Inter che prova a riaddrizzarla e con il Napoli che si difende alla grande. Piccola nota stonata della partita è l'infortunio di Lavezzi, per il Pocio probabile uno stiramento che lo potrebbe costringere a finire anzitempo il campionato.